Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Palla a Mkhitaryan. La Roma al calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Incornata! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si ferma qui la manovra. Si fa vedere. È riuscito a passare. Occhio al tiro! Parata di Mirante! Questo è un errore davvero molto simile al precedente. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Ottimo il fraseggio. Che sì. La allontana con forza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ibrahimovic. Riceve il passaggio. Chance per tirare. E c'è il gol del Milan. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Ed è gol! Ed è gol! 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 Forse non avete capito. Gol! E andiamo! E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Mkhitaryan. Sicuri in fase di palleggio. Sul filo del fuorigioco. Salta e colpisce di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. L'estremo difensore la calcia lunga. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Çalhanoğlu. Tentativo di allungare il gioco. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. La mette, si butta. Grande questa parata! Çalhanoğlu. Opportunità di ripartire. Prova a fare tutto da solo. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. Bella apertura. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Occasione per il contropiede. Inventa nello spazio. Nello spazio per Mkhitaryan. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 e siamo nell'intervallo. Si parte per la seconda frazione di gioco. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Karsdorp. Pellegrini. Dzeko. E perde il duello fisico con l'avversario. Che sì. Lungo passaggio in avanti. Il Milan al calcio di punizione. Dzeko cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non la... Ibrahimovic! E hanno sfiorato il gol.
Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Provano a ripartire da dietro. Ibáñez. Veretù. Pellegrini. La mette in profondità per il compagno. C'è un'opportunità. Cieco! Il portiere si oppone. Spinazzola. Gioca una palla lunga. Scatta verso il pallone. E colti. Bella parata! Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Karsdorp. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. A sinistra con il passaggio. Se ne va. Prova a tirare. Dzeko. Costringe l'avversario al fallo. Da lì può segnare. Pronto al tiro. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Çalhanoğlu. Sulla destra. Ottimo. Ibrahimovic. Palla dentro, c'è il gol. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Forse l'avete capito. Gol! E andiamo! E si riparte da un netto 2-0. Çalhanoğlu. Ibáñez. Riconquista la palla. Pedro. Riceve la palla. Cerca di sbalti. La toglie dalla porta. E ha fallito una buona occasione da gol. L'impegno per tornare in partita non manca, ma finora non ce l'hanno fatta. Çalhanoğlu. Trova il compagno in ottima posizione. Ibrahim. Splendida reazione del portiere. Che grande parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Intervento a liberare. Cristante. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pedro. C'è l'opportunità per il contropiede. Si fa avanti in territorio nemico. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Sulla destra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Bruno Peres. C'è la palla lunga, in avanti. Opta per il lancio lungo. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie a te, Fabio.